Buongiorno a tutti da Chris, ben ritrovati in questo nuovo video. Vi esorto a seguire questo video che sarà un po' lungo, però dobbiamo ricostruire un po' tutti i fatti per rivenire su quello che è stato oggi l'epilogo della faccenda Icardi, che è di fatto convocato e hanno stato titolare da Spalletti, poi vedremo quanto potrà giocare o no. Ma prima di tutto questo, e cominciare facendo un rewind e venendo indietro all'inizio, a monte della storia, una sola piccola cosa voglio dire, prima di fare la mia professione, una cosa. Icardi non era quello che forse doveva operarsi il ginocchio o fare consulto, o il famoso medico primario di famiglia, dottor House, che aveva detto che non sapeva, poverino, come faceva a giocare questo con un'infiammazione così per l'Inter e con l'Inter. A oggi è guarito e può giocare, ma l'infiammazione mica gli è passata. La fisioterapia la farà sempre. La fisioterapia la farà sempre, solo questa cosa dovrebbe farvi scattare qualcosa in testa e cercare di connettere il cervello, al netto delle varie minchiate che secondo me, ripeto, secondo me, non voglio dire che ho ragione, sto leggendo a destra e manca, senza contare gli insulti, i figli di puttana, tutte le gentili parole che avete usato da Spalletti. Secondo me, vi dico subito cosa penso io, e poi veniamo indietro. Io penso che Spalletti oggi ne esca vincitore, non che Marotta o che cambiato, no, oggi Spalletti è vincitore, ha usato parole, carote e bastone, ha detto delle cose importanti, non è che l'hanno obbligato, ha detto delle cose importanti che dovrebbero farvi leggete tra le righe, perché domenica disse pure che Icardi sarebbe stato convocato mercoledì, lo disse in conferenza stampa, lo disse, sta fuori questa partita, ha detto. Se voi ascoltate invece di sparare minchiate, magari capireste tante cose. Ma veniamo a monte e poi riprendiamo l'intervista. Veniamo a monte. Icardi, ultimo gol, credo che contro la Lazio, Coppa Italia sul rigore, o forse con l'Udinese. Ok? Segnò. E poi per 6-7 partite non sono più in campionato consecutive. E già c'è al mese di novembre, parlo di novembre 2018, e già c'era Tiritera, il rinnovo, non rinnova, Wanda vuole 10, l'Inter offre 7, a bonus arriva all'8 5, Wanda è removibile, vuole 10, si comincia a parlare di altre squadre che lo seguono, patati patata, ok. E passa così il mese con queste tiritere anche su Tiki-Taka, perché già c'erano queste, si parlava di Icardi, e Marotta più volte disse a Wanda e Icardi di moderare i termini, di non parlare via social, di parlare nelle varie sedi opportune, cosa anche ribadita da Ausilio nelle conferenze stampa. Basta che andate su Google, cercate notizie dell'Inter, corredate e vedete che trovate queste cose, ok? Si arriva poi a Parma-Inter. Nel frattempo Icardi, prima di Parma-Inter, disse, e andate a cercare le cose, disse che non parlava mai, fece un post sulla sua pagina Instagram e disse che Wanda sta facendo un bellissimo lavoro con lui e che lei sarà sempre lei la sua procuratrice, che hanno fatto un buon lavoro fino adesso e rimarranno sempre così. Era il periodo che Wanda diceva no, quello no, quello no, quello no. Icardi ci disse dopo Inter Bologna, quando ci mise la faccia, Ranocchia ci mise la faccia, ci scrisse su Instagram alle 10:30 di sera, se non la ami quando perde, non amarla quando vince. Su Instagram, perché lui non parla. Non ci mette da capitano, non ci mette il faccione, parla su Instagram, è quello il capitano, e va bene per i bimbi minchia, quelli giovanotti che si esaltano, ma quelli che hanno 40 anni, o 49 come me, che hanno dopo 40 anni, che li vedo ragionare come dei bimbi minchia, o quelli che vedo, c'è un gruppo che fanno i post, che dicono io sono tifoso fino a midollo, spero che l'Inter perda, ma te di interista poverina non c'è niente, tu sei una vergogna. Io mai ho tifato contro l'Inter, pure quando giocava a Vampetta, ho sempre tifato Inter, pure quando c'era... Sempre tifo Inter, sempre alla maglia. Non devo aiutare il giocatore, nessuno è al di sopra dell'Inter, ma questi sono dettagli. Quindi, queste cose che ho detto di Icardi, ha fatto il post, la moglie, il coso, che quella è la procuratrice, ok, fino qua avete seguito. Queste sono cose vere e oggettive, non soggettive, queste sono cose vere, reali, che potete andare a trovare su internet e documentarvi. Questo è quello che è successo fino a quel momento. Arriviamo all'8 dicembre, Parma-Inter, l'Inter vince 1-0, gol di Lautaro Martinez, bene, su assist in angolo. A fine partita Spalletti sbotta come domenica e dice che la società faccia qualcosa per regolare questo problema con Icardi del rinnovo, perché il ragazzo non è lucido,
E io, ragazzo, non è tranquillo, mi sembra una persona che si allucina. Questo disse, va bene? E cosa succede? Che Wanda va a Tiki Taka e dice beatamente, prima di parlare del nome dell'Inter, dovete comprarmi dei giocatori che servono 5-6 palle nella partita ai grandi. Questo qua è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già c'erano dei problemi con Perisic che è minchia, Brozovic che è un altro minchia, certo con minchia. Io mi ricordo che tutti lo stimate, Brozovic deve restare, ma Inter-Bologna ero lì lo scorso anno, quando applaudì ironicamente il pubblico lo mandò a fanculo e nessuno di voi lo voleva. Lui era venduto a Siviglia in prestito, poi lo riprendemmo perché non trovammo nessuno sostituto, nessuno trovammo. E Spalletti lo ritemperò, ok? Per qua ci siamo. E prima di Parma-Inter, anche il signor Cardi disse che a oggi l'Inter non gli ha fatto nessuna offerta concreta, cioè sui 8-10 milioni. Quando mi faranno un'offerta ne parleremo, questo disse, l'unica cosa che disse via Instagram, ok? Quindi Spalletti lo difese, perché Icardi con Spalletti ha sempre giocato, lo ha difeso, lo ha sempre difeso. Spalletti ha avuto dei problemi pure con Lautaro, con altri giocatori. Questo qua si è trovato con Perisic che vuole andare via a novembre. Poi diceva Gagliardini, poi si diceva di Candreva, poi si diceva di Vessino. Diciamo, è un bel casino. Batalbert vuole andare via anche lui. Icardi che si è tolto la fascia, si è messo a piangere, ha avuto male al ginocchio perché Icardi era convocato contro Rapid Vienna. Quando gli ha tolto la fascia, perché quando ha chiesto spiegazioni lui non ha preso distanze dalla moglie, non ha niente da dire. E si estraniava, si allontanava. E oggi Spalletti l'ha sottolineato in conferenza stampa. Fino a qua, seguite? Sì? Non è difficile, eh? Queste cose sono cose vere, non è che cose che si inventa. Queste sono cose vere, realmente accadute. Quindi lui si rifiuta la convocazione. Aveva fatto la rifinitura, rifiuta la convocazione perché gli levano la fascia. Ma ci sta, perché magari uno ce ne sta male, anche se, vabbè. Rifiuta la convocazione. Dal giorno dopo comincia a fare fisioterapia per il ginocchio, ma è una cosa che ha sempre fatto la fisioterapia, e la farà ancora, perché adesso gioca, avrà male il ginocchio, farà fisioterapia. Avete capito? Quindi fa un programma di sedute fisioterapeutiche, dura 15 giorni, una volta finito, gli fanno fare un consulto, un'ecografia all'Humanitas di Milano, dove si evince che non è cambiato niente da quella che aveva fatto a settembre, quindi che c'era una roba infiammatoria, ma niente di che, non era più gelato, quindi per i medici, per l'Inter potevo giocare. A questo punto, dopo Inter Spalletti va da Icardi, gli chiede se rientrava in gruppo. Icardi dice no, io ho ancora male, decido io quando rientrare in gruppo. Spalletti si conferma, stampa, ma ha detto così, sono andato via incassato. Ok. Oggi cosa ha detto Spalletti? Conferenza stampa, adesso ci arriviamo, che dopo da qui nasce la tiritera, che quella piange in televisione, Marotta arriva, cerca di consolarla, ma ci vediamo, ci sentiremo, e ci sono contatti telefonici, quella chiede aiuto a Moratti mette a disposizione il medico Nicoletti, Moratti, l'avvocato Nicoletti, e l'avvocato comincia a trattare, a negoziare con Marotta per cercare di sminuire le cose, cercare di ricomporre i cocci. Ma siamo arrivati a fare una trattativa e su questa cosa ha ragione, non si può trattare per vestire la maglia dell'Inter. Vogliate fare lettera tifoso aperto, c'è uno Spalletti, tu sei uscito, sei pagato, perché Cardi non era pagato, 4 milioni e mezzo a fare la Divina Commedia, che aveva male il ginocchio. Ma vi rendete conto di quello che dite? No. Bisogna cercare la nazionalità, io non sto dicendo che Cardi è solo responsabile, per l'amor di Dio, perché io a Cardi riconosco la personalità che ha avuto. Non questi ultimi 50 giorni, ma gli allenamenti, è sempre stato il primo ad arrivare dal piano, questo è tutto vero, è un formidabile cecchino nel rigore, è sempre vero, se vuole, ha dimostrato che è anche capace di fare quel lavoro che fa Lautaro, ma non lo fa sempre, ma ha dimostrato di saperlo fare, io l'ho visto fare con i miei occhi contro il Barcellona, l'ho visto fare, e l'ho visto fare contro il Tottenham, aiutare la squadra, tenere palla, l'ho visto fare queste cose anche in altre partite, ma non lo fa sempre, una cosa che non ci hanno ricordato, ma non lo fa sempre. È sempre quello che sta lì e fa il cecchino. Quindi lui ha fatto la Divina Commedia perché non c'è niente, non aveva niente. E per arrivare a negoziare, a trattare con un avvocato è una cosa grave per uno che prende 4 milioni e mezzo all'anno, ragazzi. Prende 4 milioni e mezzo all'anno, si deve negoziare. E come d'incanto le carte bollate dell'avvocato, io non sapevo che fossero.
che fossero rigeneranti a livello medico, perché l'avvocato l'ha curato, hanno trovato l'accordo, sono messi d'accordo, può giocare. E certo, c'è la Coppa America da giocare, ci sono tante cose da fare, se ne deve andare, uno se ne deve andare, questo è quanto. Oggi Spalletti in conferenza stampa cosa ha detto? Veniamo alla conferenza stampa di oggi e poi al comunicato della curva, che forse è un po' intempestivo, ma dal mio punto di vista ci sta. Però se mi citate Icardi, citatemi Perisic, citatemi Nainggolan, citatemi Brozovic e tutte le teste di cazzo, va bene? Non solo Icardi. Qui non sono d'accordo al 100%, che l'Inter, lo stemma dell'Inter conta è una cosa, sulle altre cose no. Però oggi Spalletti in conferenza stampa, a tutti voi luminari del tubo o quelli del web che ti fate contro l'Inter, che l'Inter perda per Icardi, vi ha sputtanato, vi ha ridicolizzato, no, altro che Marotta così, vi ha sputtanato, perché ha detto delle cose giustissime. Tutti voi fate i filosofi, tutti avete giocato a pallone, non sto dicendo che uno può giocare in terza categoria, però se uno ha vissuto uno spogliatoio, che sia terza categoria, Pulcini o magari Piccolini, no, ma già gli allievi o una roba così, quando c'è chi gioca e chi non gioca, cominci a rodere un po', no? Cioè, ci sono le gelosie. E quindi bisogna essere tutti amici, bisogna tutti nella stessa parte, ed essere bravo il mister a farmi sentire tutti utili. Ma come cazzo fai? Perci che vuole andare via, quello così, quello la moglie che va in televisione, rompe i coglioni e dice tutti i colori. Qui non se ne esce più. Cioè, te l'hai detto ieri che sono tutti scarsi i giocatori, quelle cose possono stare in privato. Se Cardi pensa che i suoi compagni sono scarsi, lo dice la moglie, ma poi la moglie non può andare in televisione a raccontarlo, perché quelle dichiarazioni che ha detto Vanda sono riconducibili ai Cardi, noi che stiamo qua a girarci intorno. Nella conferenza stampa di oggi Spalletti ha detto: guarda, Icardi convocato e va a giocare, e gioca titolare, poi quanto può durare vediamo, si è allenato bene, forte, l'ho visto bene, ha capito, ha voglia di mettersi all'esibizione per la squadra. Lui può essere per noi importante, se sta un metro davanti a tutti, e allora diventa il nostro riferimento perché è formidabile. Se tu sei a 10 metri e ti estrani e non sudi come gli altri con le 10 maglie, c'è un problema. Questo è lui, è lui che se n'è andato, gli hanno tolto la maglia, ha rifiutato il confronto, ha rifiutato tutto, è lui che se n'è andato. E la commedia del ginocchio è lì a dimostrarlo, perché là gioca adesso, ha fatto 6 allenamenti e gioca, fa 6 allenamenti e questo gioca. Spalletti ha usato bastoni e carota oggi, ha detto che può essere importante per l'Inter, ma ha sempre parlato dell'Inter. Le altre cose le avete inventate voi. Ha detto che, altra citazione per tutti i furboni, ah, ma Marotta ci viene la mia, è pagato dagli Agnelli. Oggi se voi, i cardiani, se gioca i cardi, ringraziate Marotta il gobbo. E qua tante teste di cazzo oggi dovrebbero stare solo zitti e non parlare più. Non parlare più, non fate più, state zitti gli cardiani. Perché oggi Spalletti va sputtanato. Spalletti oggi ha vinto, ma ha vinto su tutti i fronti, a tutti, non che ha attaccato la società. Spalletti l'8 dicembre difese Icardi ha sempre giocato con Spalletti. Lautaro mandò, il padre di Lautaro mandò a fanculo Spalletti. Lautaro dopo disse in pubblico, tutti dicevano no, ma era un fake, invece Biasin diceva che fu un fake, disse che, cosa disse Lautaro? Mi scuso per mio papà, e si mise a disposizione della squadra, ammise l'errore. È uguale, Icardi arrivò in ritardo, perse l'aereo, è vero, pure ritardo, Lautaro perse l'aereo, pagò la multa Lautaro, Icardi non la segnò davanti, non la firmò davanti alla squadra, non la firmò davanti alla squadra Icardi con la multa, che poi ho capito che non è colpa sua, perché per amor di Dio non era colpa sua, l'aereo ha perso effettivamente, però la regola dice che se tu perdi l'aereo, che hai un ritardo, anche se giustificato, sei passibile di multa, e tu che sei capitano che non la firmi, non va bene comunque. E quindi ha parlato di Marotta, ha parlato che è l'Inter che ha davanti a tutti. E Icardi oggi come rientra? Senza fascia, testa bassa, si sono chiariti, perché ha detto oggi ci siamo chiariti non in maniera virtuale, ci siamo chiariti, ci siamo guardati in faccia, ci siamo chiariti tutti. Ha detto nessuno ne esce vincitore, Spalletti. Secondo me un po' Spalletti ne esce vincitore, per molti no, per me ne esce vincitore, per nessuno ne esce vincitore, ma ne siamo tutti più rafforzati e tutti possiamo essere utili. Non è mica detto, come ho visto uno su Twitter, oggi Spalletti ha detto che Icardi, se lui per l'Inter sta a metro davanti a tutti, può essere riferimento e può valere anche più di Messi e CR7, non che è forte come loro. Ha perso il senso, l'ha detto nel senso figurato della cosa, se lui sta davanti alla squadra e si fa vedere che noi possiamo seguirlo,
per noi un valore aggiunto anche superiore a essere CR7. Quello sta dicendo, non che equivale CR7 o non è CR7, è una cosa diversa. Ha detto che è importante se lui si fa vedere, se lui scappa non si va, non può essere importante. Quindi non dite stronzate, non scrivete stronzate, siete tutti psicolabili, non avete una testa, non avete un cervello. Secondo me Spalletti ha ragione al 100%, oggi ne esce il vincitore rafforzato. Quanto al comunicato della curva, ve l'ho detto, secondo me poteva uscire prima, però non devono citare solo Icardi, non può essere solo Icardi il problema dell'Inter, anche se ne è in parte, perché è molto scomodo il clan Icardi più che altro, quindi, ma non è solo Icardi responsabile. Icardi, anche se a me non piace, come ho sempre detto, può tornare benissimamente utile e anche importante. Ma se fa il bene dell'Inter, tutti sono utili se fanno il bene dell'Inter, se non lo fanno, via. E concludo dicendo che quello che è successo oggi di Marotta, che quelli che insultano Marotta, che poi ciò che è il vostro idolino Icardi, se oggi Findus ritorna in campo, perché per me resta sempre una testa di cazzo Icardi, come lo è Perisic, come lo è Brozovic, e può andare a fare in culo, questo non vuol dire che Spalletti deve rimanere, per amor di Dio. Ma tutti quelli hanno detto, ma Spalletti a Roma ha avuto problemi con Totti, problemi con Hulk, con il capitano dello Zenit, con Jan Kulowski. E Mourinho, che tutti voi vorreste e finireste col sangue per averlo, non ha avuto, quanti problemi ha avuto con lo spogliatoio, con lo United, che giocavano contro? Col Chelsea, al Real, Mancini, che si è fatto ammazzate con Balotelli, con Osvaldo. Tanti allenatori hanno avuto problemi. Guardate che Spalletti a Roma aveva la Roma i tifosi contro perché non faceva giocare a Totti, aveva 40 anni, ragazzi. Spalletti ha fatto 87 punti, ha fatto il record di punti quell'anno lì. Ha fatto il record di punti ed è finito il secondo, 87. Quindi di cosa cazzo mi parla? Tutti gli allenatori hanno dei problemi, quindi non è che lui è uno che ha sempre problemi. Ha i suoi difetti, ha i suoi pregi, e secondo me i difetti sono, secondo il mio punto di vista, che i cambi, si fissa, i testoni. Però su Icardi ha ragione, ha sempre difeso l'Inter, la società, lui, altro che balle. Quando Spalletti arrivò all'Inter, fate memoria, cercate di andare a memoria quando arrivò, cercate di fare di pensare bene quello che disse Spalletti nella prima conferenza stampa, che all'Inter è l'interismo, che all'Inter nessuno non deve prevalicare il singolo, ma la squadra. Non il singolo, ma queste cose le disse quando arrivò ed è stato coerente con queste cose, a differenza delle minchiate che secondo me scrivete e leggo. Io cerco di ragionare con la mia testa, cerco di avere una coerenza. Quelli tipo, e Mario mi dispiace dirtelo, che tu dici che ha attaccato Icardi per difendere la per non parlare della sconfitta, è una roba ridicola e sei ridicolo a dire una cosa così, che non facciamo giocare Icardi, che di qua, che di là. Tu fai disinformazione. L'altra volta hai detto che ha fatto Spalletti non faceva giocare. Come l'altro, nel penultimo video dicevi che Spalletti stava leccando il culo alla società perché trattava il suo rinnovo. Il rinnovo l'ha già fatto da mo Spalletti. Vedi che non lo so, perché non fai video dove canti, fai domande, fai quelle cose? Perché quando a me lo conta fino a 10 quando fai dei video così, perché è una roba assurda quello che dici. Ma fai con le figure del cazzo quando dici così. Icardi sta recando il culo a Marotta, la società, farsi rinnovare il contratto, per quello non fa giocare Icardi. Ma Spalletti attacca Icardi perché ha perso contro la Lazio per nascondere le sue cose. Oh, Cocco, 8 dicembre... Parma Inter, Spalletti ha sbottato nella stessa maniera in conferenza stampa a Parma, dicendo alla società: rinnovate il contratto a Icardi, fate qualcosa perché non va bene, il ragazzo non è tranquillo. Fai mente locale, connetti il cervello e pensa prima di andare a sparare a cazzo. Ma il problema non sei tu. Tu hai ragione, sei anche bravo, cioè non è un dislike, non è un dis in questo. Però cioè, ti preferisco quando fai le tue canzoni, gli sfottò, quelle cose lì. Quando ti metti a parlare di robe così, cerca almeno di avere una razionalità, non solo lo sfogo di pancia. Poi, per amore di Dio, ci può stare che uno preferisce un giocatore o un altro, però la razionalità ci deve essere. Poi non sto discutendo di Spalletti come allenatore, discuto quello che tu dici e fai solo per difendere Icardi, che è indifendibile. A oggi ha vinto Spalletti, che Icardi rientra tardi, ma rientra
come doveva rientrare, senza fascia, perché sono delegittimato dalla squadra, non da lui. Se tu hai giocato a pallone, tu dici che hai giocato in Inter, in Serie D, quindi se è vero quello che dici, conosci le cose di spogliatoio. È come una famiglia, i panni si lavorano in casa. Se uno si comporta male col gruppo, dice, oh, cosa fai? Se uno gioca e non si allena, e quello che si allena non gioca, si incassa. Se uno non ha un certo comportamento, si incassa. Ieri Cagni ha detto, Icardi, 10 anni fa, nello spogliatoio, la gente lo prendeva, lo appendevano al muro. A me mi dispiace, ma Costa Curta, Del Piero, Pirlo, Cambiasso, Moriero ieri, l'ha detto Adani, l'ha detto Bergomi, l'ha detto Pancaro, Vieri, Cassano, non so quanti l'hanno detto, giocato. Immobile l'ha detto, che non ci vuole un avvocato per giocare, più altri allenatori, sono tutti da parte di Spalletti, ma ci sarà un perché? Quella gente che ha vissuto uno spogliatoio, tu hai giocato in Serie D, queste cose qua non le conoscevi, cosa fate? Giocavate a bim bum bam? Se hai giocato calcio lo sai benissimo, lo succedeva negli allievi quando io giocavo, che quelli che non giocavano rompevano i coglioni, o c'era gelosia interna, c'era uno che diceva una cosa. Il gruppo è sacro, è come una famiglia. E se tutti non vanno d'accordo, non si va. Hai sotto gli occhi i tuoi occhi l'esempio della Roma, che è un puttanario peggio dell'Inter ancora, ancora peggio di noi. E sarà Vizeco, i giocatori, cioè sono fazioni, mandano via l'allenatore e peggiorano la cosa. Vogliamo via Spalletti adesso per fare che cosa? È 8 anni che vogliamo via allenatore e non cambia un cazzo. Poi, ripeto, a giugno si fa piazza pulita. Non sto dicendo che Spalletti deve rimanere, che bravo, che fa le cagate, le fa, anche secondo me fa le cagate, e spero per il se ne vada. Però fino a fine stagione si deve fare fronte comune e andare tutti dalla stessa parte. Oggi si cambiano a giocare è perché fa fronte comune e ha parlato. E se voi leggete bene tra le righe, domenica ha detto che mercoledì Icardi poteva essere convocato. Nainggolan lo mise fuori, prese la multa e lo mise fuori una partita in più. Doveva essere convocato, non lo convocò. Ecco, questo è. Dal momento che lui rientra in gruppo, salta la partita. Questo fa parte del gruppo. E adesso si sono parlati, ha detto, la torre è chiusa, non c'è nessun vincitore. Per me, invece, il vincitore oggi è Spalletti, che si è trovato comunque un casino della Madonna a gestire, facendo le sue cazzate, perché i due punti possiamo discutere quello che vuoi. Quello che non va bene è la disinformazione che tu fai. Perché col Milan ha fatto il video, poi cantavi, là Spalletti andava bene. Mo che perde, si rifugia sui carti. Anche no, ragazzi, anche no. Prima di Interspal chiese Spalletti i carti di rientrare. Questo gli disse, chi è che ha detto no, decido io quando rientro o male? Oggi ha deciso di rientrare dopo negoziazione, previa negoziazione di un avvocato. E non c'è più male al ginocchio? Oh, fai 2 più 2 fa 4, conta fino a 10 e poi fai i tuoi cazzo di video. Mi dispiace, ma io la penso così. Non devo piacere a nessuno, non voglio piacere a nessuno, non faccio sfoghi. Io la penso così. Sono Chris, sempre solo, la fottuta maglia. Ciao.